Potevamo far mancare il Masharif, anche chiamato Edmund Barak, la nipote del presidente dell'Egitto, l'amica di Silvio Berlusconi? No, siamo qua. Guardate che bello anche questo centro commerciale, tutto con dei murales in pietra scolpiti, cammellati, stambecchio etiope, non mi ricordo come si chiamano quelli, antilopi mi pare. Guardate che bello, dove ci sono posti belli, siamo noi. Se nei posti belli vuoi andare con Patrizia e Roberto, Devi trovare. là ci sono i nostri cari amici Emiri, Zayed e il figlio, principe ereditario. Qui all'interno ci sono delle sezioni come il mercato della carne e quello del pesce. Sono delle gallerie che portano in altre parti. E qui siamo entrati nella seconda parte del centro commerciale, sempre ancora piano terra. E pure un piccolo acquario c'è, Lorenzo. Pure un piccolo acquario c'è. È acquario vero. Gelataio. Lo compri lo zucchero filato, Lorenzo? E qua siamo al primo piano di tutto, di più, bellissimo, grandissimo. Sorprende sempre di più ogni angolo del centro commerciale. È solo a due piani, più il piano terra e il sotterraneo, quindi sono quattro piani. Però c'è tanto. E sono belli. Altra carrellata, tutt'arabo, bello che luccica. Vi perderete. Sono pure i cambi moneta, i bancomat per il cambio, giocattoli. Ristorazione. Di tutto, di più. Borse delle vostre mogliere. Ci si perde tutto quello che si può trovare. Bellissimo negozio. Una sorta di Casanova italiano. Molto 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 più fornito, tratta di tutto. Si continua per i vostri pargoletti bianco arancionetti, negozietti belletti. La vostra palestra, gioielli, è davvero bello? Signora, come le piace? Cos'è, mi sono perso? Altro negozio di giocattoli. Guarda quell'orsacchiotto in auto Mercedes, ed eccolo, è lui, grande e morbido in auto vettura,
Alizia? Sei Bellini, Alizia, cadete te sulla tua sinistra. Ci sei? Apri la manina, andiamo a casa, dai. Andiamo, forza. Andiamo. Con tutta la macchina, forza. Andiamo. Andiamo. Alizia, compagno. È cappottato, scusalo. Scusa. Scusa, non è... Io non ho bloccato l'ebra. Scusa. Perdona, non so cosa fa. Non finisce, non finisce. Adesso anche i negozi. Alcuni di marca. Marca araba. Questo è un negozio che vende parche pregiati. Mi correggo, sono 4 piani più il sotterraneo. Un altro negozio per la casa. È il centro commerciale più affollato degli Emirati Arabi. E non poteva mancare qui in questo centro commerciale il Lulu Market, la catena di supermercati indiani, la più famosa negli Emirati Arabi. Andamento, dritta, corredo, tu vuoi risposare? Ma manco questo. No, no, stiamo scherzando. Stiamo scherzando, veramente. Diceva, arredamento, guardate che bei divani, guardate che bei divani, guardate che bei... Non solo ipermercato, ma si sono fatti anche il cambio moneta, il Lulu Exchange, un mega iperstore. Elettronica, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, è molto ma molto 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 grande. È mega. Saranno 2000 metri quadri di esposizione. Allucinante. Siamo sempre dentro il Lulu Market, dove c'è un iperstore di abbigliamento uomo, donna, bambini. Un'area tutta dedicata, solo questa sarà 500 metri quadri. Sempre Lulu Market. Ipermarket. Solo l'area lingerie è questa filippina del negozio Lulu Market, yes? Yeah. Thank you. Grazie. Aspetta, foto, foto, picture, picture. Ok, thank you. È tanto ma tanto maestoso, si vede dall'ultimo piano, dove anziché esserci solo dei ristoranti c'è l'area giochi immensa. E tanto altro, tanto 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 altro.